Il progetto intitolato Finisterre Pons Terris, presentato dal gruppo di architetti di cui era capofila il portoghese João Ferreira Nunes, ha vinto il concorso di idee per il recupero e la valorizzazione del Forte di Fenestrelle, la più grande fortezza alpina d'Europa, lanciato nei mesi scorsi dalla provincia di Torino, nell'ambito del Congresso Mondiale degli Architetti. Con un'attenzione particolare al recupero della ridotta Carlo Alberto, che sarà la porta di accesso turistica al complesso. A Palazzo Cisterna il presidente della provincia Antonio Saita ha premiato le tre proposte ritenute le migliori fra le 19 presentate dalla commissione giudicatrice presieduta dall'ingegnere Petruzzi, dirigente della provincia, e composta dagli architetti torinesi Luca Barello e Stefano Trucco e dai colleghi Sua Ozkan, turco, e Andreas Kipar, tedesco. Presidente, dunque in provincia di Torino un altro grandissimo monumento patrimonio di cultura, monumento patrimonio di architettura che può essere valorizzato al meglio a livello internazionale con questo progetto. Sì, il Forte Fenestrelle è il monumento simbolo della provincia di Torino. Noi abbiamo deciso dopo le Olimpiadi di valorizzarlo al massimo, quindi uscire da una dimensione locale, anche perché durante le Olimpiadi ci è stato detto, abbiamo registrato dei commenti entusiasti da parte di chi è venuto alle Olimpiadi. Qualcuno ha provato le stesse emozioni provate vedendo la Grande Muraglia cinese. Quindi è scattato un po' in noi l'orgoglio di avere una grande eccellenza dal punto di vista architettonico e bisognava valorizzarlo al massimo. Da qui l'idea, in occasione del Congresso Mondiale degli Architetti, di un concorso internazionale, in modo da avere delle idee, dei suggerimenti sulla ridotta, sul forte, sul contorno, sul sistema, perché il forte è all'interno di un sistema, come dire, magnifico. Questo concorso ha dato risultati straordinari, ha vinto l'architetto Nuna, un portoghese di grande valore, con una grande esperienza nelle fortificazioni, che ha avuto anche la capacità di collocare il Forte di Fenestrella all'interno di un sistema di fortezze in Europa. Quindi oggi noi abbiamo, come dire, un patrimonio intellettuale importante, di progettazione importante, che ci permette di cominciare a fare gli interventi che abbiamo concordato con la Regione Piemonte. Abbiamo 6 milioni a disposizione, incominceremo sistemando la ridotta, che sarà la porta di accesso al forte, poi si passerà al collegamento con un ascensore dalla ridotta fino al forte e poi si sistemerà la strada. Quindi tutti gli interventi che d'ora in poi saranno realizzati saranno in funzione di un obiettivo molto più alto, che è quello di far diventare il Forte di Fenestrelle un punto di grande attrazione turistica. João Ferreira Nunes è nato nel 1960, è un architetto e paesaggista che vive e lavora a Lisbona. Si è fatto conoscere soprattutto nel 1998 con la progettazione del parco per l'Expo di Lisbona. C'è una emozione che voi vorreste che il visitatore avesse quando si trova davanti la ridotta e il complesso del forte? Sì, c'è un enorme, un insieme di sensazioni, direi non c'è un'emozione dominante, c'è un insieme di sensazioni che c'entrano soprattutto con la capacità di capire, la umiltà, no, che dobbiamo avere davanti a questi spessori di tempi, a questa complessità spaziale. E che è l'atteggiamento, secondo me, di rapporto con l'ambiente, di rapporto anche con i monumenti, anche con questi segni lasciati dal passato. La umiltà che secondo me è visibile nel nostro progetto. Certo, rigore, semplicità, essenzialità della struttura sono gli elementi poi dell'architettura, quindi il nostro segno è un segno semplice e forte, come è un segno semplice e forte quello della fortezza sulla natura, imponendosi con la natura ma nello stesso tempo capace di dialogare con la natura.